Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. È venuto a trovarci oggi l'analista politico Davide Rossi. Ciao Davide, grazie per essere con noi. Davide Ciao Francesco, ciao a tutti. ha appena pubblicato per le edizioni Macro questo libro che invito la regia a mandare in sovraimpressione. Eccolo qui, La Fabian Society e la pandemia, come si arriva alla dittatura, Arianna editrice. Davide, ci vuoi spiegare qual è l'analisi che tu sviluppi in questo testo? Beh, io intanto, diciamo, sono partito da una cosa che da appunto da analista politico e da persona anche che la politica l'ha vissuta in prima persona non riuscivo a spiegarmi, cioè non riuscivo utilizzando le normali categorie logiche politiche a spiegarmi appunto perché Roberto Speranza ricoprisse ruolo strategico durante una pandemia o una sedicente tale. Il ruolo di ministro della salute non aveva, diciamo, non c'era nessuna spiegazione logica. Non è una persona che si intende di sanità, non è una persona che abbia un carisma politico, una personalità particolarmente spiccata. Ha un partitino alle spalle che è inesistente nel paese e totalmente ininfluente nel Parlamento per formare qualsiasi maggioranza. In più, durante la prima fase della pandemia, durante il governo Conte 2, ha ottenuto risultati disastrosi. Di passata ricordiamo solo che la Johns Hopkins University ha stabilito che l'Italia è il paese con il maggior numero di morti per Covid per 100.000 abitanti. Eppure, nonostante questo, il super competente Mario Draghi lo ha confermato nel suo governo. Quindi non c'era alcuna spiegazione. Quindi mi sono messo sulle tracce degli ambienti politici da cui viene Roberto Speranza per capire da dove veniva questo potere, no, che lui ha. E ho scoperto la sua vicinanza, la sua contiguità, potremmo dire la sua provenienza dalla Fabian Society, che è una società inglese molto potente, della quale, se vuoi, Francesco, possiamo No, no, parlare. cominciamo a spiegare a chi ci guarda cos'è la Fabian Society, come nasce, chi sono gli uomini di riferimento più conosciuti, come si sviluppa e cosa è adesso. La Fabian Society nasce nel 1884 in un ristorante di Londra. È una società elitaria che fin dai suoi fondatori ha visto impegnata la crème dell'establishment anglosassone, britannico. Ci sono uomini, scrittori importantissimi, ci sono uomini d'affari, ci sono intellettuali e politici. I più famosi, i nomi che sicuramente tutti conosceranno, sono quelli del grande scrittore George Bernard Shaw, di Virginia Woolf, ad esempio, un'altra grande scrittrice, i coniugi Sidney e Beatrice Webb. Questi forse sono meno conosciuti, ma andando avanti nella conversazione si vedrà che sono loro le vere anime e le vere teste pensanti di questa Fabian. Uno dei più noti, anche se pochi sanno che era un Fabiano, è quel George Orwell di 1984, che è l'autore sicuramente più citato in questi ultimi 2 anni, da quando ci troviamo dentro questa distopia così coincidente con quanto lui raccontava nel romanzo 1984. Io ho una mia tesi sul perché, che poi non è solo mia, sul perché George Orwell abbia scritto quel libro. Perché secondo me lui era un Fabiano sincero, perché la Fabian Society è una società elitaria che si ispira o dice di ispirarsi al socialismo. Il loro obiettivo è l'instaurazione di un governo mondiale di stampo socialista, che quindi vada ad abrogare la proprietà privata, perlomeno quella dei piccoli proprietari, con un'impronta tecnocratica, fortemente tecnocratica, con il primato della scienza. Ditemi voi se non è un qualcosa di molto vicino a quello che noi stiamo vivendo. E la mia idea, la mia impressione è che George Orwell, che invece era un socialista, potremmo dire in buona fede, un socialista che credeva davvero che il movimento della Fabian Society servisse ad elevare le condizioni delle masse e dei lavoratori, ad un certo punto comincia a prendere le distanze invece dalle idee di controllo totalitario dei suoi compagni di viaggio e in qualche modo con 1984 lui ci mette in guardia da quelli che sono i propositi, diciamo così,
che lui non condivideva evidentemente e che erano quelli appunto del controllo tecnocratico sulla popolazione. Nella Fabian Society erano molto diffuse le idee dell'eugenetica, del controllo della popolazione, dell'eliminazione di quelli che loro definivano deficienti mentali, perché in questi circoli elitari c'è un grandissimo disprezzo, una grandissima diffidenza verso le masse. George Orwell ci racconta quali sono i disegni distopici dei suoi compagni in questo straordinario romanzo. Senti Davide, anche il grande economista Keynes ha avuto a che fare con la Fabian Society. Sì, anche Keynes ha avuto a che fare con la Fabian Society, era un fabiano e lui, tra l'altro, conosceva bene anche quali erano i meccanismi della pianificazione economica del regime sovietico, ma li tace per carità di ideale. Loro, tutti i fabiani, erano molto ammiratori del modello sovietico, ma lo ritenevano piuttosto rozzo. Loro avevano idee ben più raffinate, che poi sono quelle che vi ho appena accennato, e soprattutto ritenevano che il socialismo dovesse essere perseguito attraverso non un atto rivoluzionario come quello della rivoluzione bolscevica, appunto, ma piuttosto attraverso un permeare in modo graduale, in modo, diciamo così, strisciante, i gangli del potere, i gangli delle istituzioni, attraverso azioni appunto gradualiste e riformiste. Il loro nome, Fabian Society, viene appunto da questo, da Quinto Fabio Massimo il temporeggiatore, che era un generale romano che vince le guerre puniche attraverso una tecnica e una tattica che è fatta non di scontri frontali in campo aperto, ma è fatta di tranelli, nascondimenti, arretramenti quando è necessario arretrare, per poi sferrare il colpo decisivo quando le condizioni sono mature e pronte. Questa è la tecnica della Fabian Society, e che dà alla stessa società politica un nome, che è appunto Fabian. Ecco, però Davide, tutta sincerità, associare due nomi così illustri, luminosi come Keynes e Orwell a Speranza, ecco, ci deve essere stata anche all'interno della Fabian Society una mutazione genetica al contrario, perché sai, io istintivamente sarei orgoglioso di far parte di una società dove si sono cimentati personaggi che hanno lasciato tracce importanti nella storia del nostro paese, che comunque Keynes ha ribaltato, ha distrutto i principi dell'economia classica che erano fortemente utili all'oligarchia finanziaria. Allo stesso modo, Orwell, come dici tu stesso, ha aperto gli occhi a tanta gente rispetto ai metodi di manipolazione di massa. Ecco, pensare che si sia partiti da lì per finire a Speranza, ecco, che cosa è successo di così grave là dentro? Ma allora, io penso che Speranza sia semplicemente un personaggio fungibile, no? Non è certamente un uomo che fa lui le strategie di certi ambienti. Lui, casomai, ne è un esecutore assolutamente fungibile. Quando non servirà più, quando sarà ancora più bruciato di quello che oggi, verrà sostituito. Quindi, chiaramente, non vedo Roberto Speranza come, diciamo, uno degli uomini chiave di questi circoli elitari. Però Roberto Speranza, qui se volete appunto entriamo nell'attualità, è una persona che diciamo risponde a quei mondi, è una persona molto funzionale, molto da questo punto di vista l'abbiamo visto efficace nel realizzare determinati disegni. Dico questo perché se diciamo andiamo a esaminare la storia di Roberto Speranza, vediamo che il legame vero che lui ha con una persona che sì, perlomeno in Italia e anche in Europa è stata e in parte è molto potente, questo legame con quel Massimo D'Alema che fa in Italia ancora la politica insieme attraverso anzi la Fondazione Italiani Europei. La Fondazione Italiani Europei è un tipico think tank, diciamo che fa parte della galassia dei pensatoi progressisti europei. D'Alema è stato per parecchi anni, anche se adesso ha un contenzioso piuttosto serio, a capo della European Foundation for Progressive Studies, quindi questa associazione che raggruppa tutte le fondazioni progressiste europee, e dentro questo contenitore c'è anche la nostra Fabian Society, che è la più potente di quella famiglia. D'Alema è di casa alla Fabian Society, lui spesso andava a fare il relatore alla Summer School,
della Fabian Society, è legato all'ambiente di Tony Blair, che invece è stato ed è tuttora un Fabiano molto potente, e Roberto Speranza fa parte del comitato esecutivo della Fondazione Italiani Europei ed è stato mandato, se non ricordo male la data, nel 2006, a studiare all'Università dei Fabiani, la London School of Economics. Lui era lì proprio nel periodo in cui ci fu il famoso e sanguinoso attentato alla metropolitana di Londra. Tanto è vero che lui stesso racconta cosa è avvenuto alla London School quando scoppiano gli attentati, cioè che tutti gli studenti si radunano attorno alla televisione dove sta parlando Tony Blair, che era il primo ministro, il Fabiano Tony Blair, e lui proprio documenta, dice Speranza nella sua pagina Facebook, si avvertivo questo forte legame fra la nostra università e Tony Blair. Eravamo lì estasiati ad ascoltare il suo verbo, dice una cosa di questo genere. Quindi lui è uno che è stato formato da quegli ambienti ed evidentemente mandato nelle istituzioni italiane a svolgere un certo compito, che è il compito che poi abbiamo visto, cioè di imporre il lockdown, di imporre di fatto la sospensione delle nostre garanzie costituzionali e incentivare, introdurre in una società come quella italiana, che fino a questo momento era una società con tutti i suoi difetti, però dobbiamo dire piuttosto libera, forme di controllo tecnologico particolarmente opprimenti. Senti Davide, quindi tu sostieni che esiste, diciamo, un centro culturale, intellettuale che in un certo senso sovrintende la trasformazione in atto della nostra società. Dato per scontato che questo virus, obiettivamente, insomma, esiste, non è stato probabilmente progettato in laboratorio, però insomma, esiste davvero. La pianificazione della torsione autoritaria con la scusa di questo virus invece è un risultato probabilmente voluto, non determinato da fattori non controllabili dall'uomo. Qual è, secondo te, l'approdo finale di questo meccanismo? Ma l'approdo finale è quello di fare sì che strumenti di controllo come il Green Pass, come il Lascia Passare Verde, siano utilizzati per controllare tutti gli aspetti delle nostre vite, non solamente quelli legati all'aspetto sanitario come è in questo momento, no? Credo che lo Stato voglia dotarci di una sorta. Lo sta già facendo, non lo credo, ci sta già dotando ciascuno di noi, perlomeno quelli che hanno deciso o di sottomettersi o che non hanno potuto fare altrimenti, di identificarsi con una sorta di codice a barre, con un QR code che è il cosiddetto Green Pass, e che quello, insieme ad altri, saranno gli strumenti attraverso i quali lo Stato farà sì che a seconda della rispondenza dei nostri comportamenti ai diktat degli stati stessi, questo quindi potrà riguardare il pagamento delle tasse, potrà riguardare il discorso di quanto ciascuno di noi inquina questo benedetto pianeta, riguarderà, diciamo, tutti quei comportamenti che lo Stato ci imporrà perché ritenuti virtuosi. E nel momento in cui noi non risponderemo in maniera adeguata a questi diktat, ci verranno tolti i diritti, ci verranno questi diritti compressi a seconda. Questo, se voi ci pensate, per chi ha disegni, diciamo così, di controllo totalitario delle masse, è uno strumento eccezionale. È quella la direzione verso la quale stiamo andando ed è esattamente ciò che noi troviamo non solo nel romanzo 1984, ma proprio in molti scritti fabiani, cioè c'è veramente in queste persone, perlomeno quelle delle origini, ma io ho elementi per dire che le cose non sono cambiate ancora oggi, una ossessione verso il controllo delle masse, cioè loro reputano le masse, se lasciate a loro stesse, pericolose, stupide, che si riproducono in modo irrazionale, e che quindi vanno poste sotto il controllo di quello 0,5%, così loro dicono, della popolazione che invece ha gli strumenti per poter dirigere questo movimento in un modo che sia favorevole. Quindi io penso che sia questa la direzione, insomma. Senti, Davide, c'è modo di contrastare questa deriva fatta di limitazione dei diritti costituzionali, strategia del controllo, fomentata da paure veicolate e indotte dai media posseduti proprio dai grandi network progressisti e globalisti?
Secondo me sì, ovviamente è una partita difficilissima della quale nessuno di noi ha gli strumenti per leggerla fino in fondo, perché è davvero un tornante della storia, quello nel quale ci troviamo, che è inedito. Quindi anche chi ha molta esperienza, ad esempio politica o comunque anche a livello internazionale, e sta da questa parte, cioè dalla parte di quelli che non sono d'accordo, non ha tutti gli strumenti per poter affrontare fino in fondo questa vicenda. Però ci sono da dire alcune cose. La prima delle quali è che questo sforzo, no, di controllo così opprimente nei confronti dell'intera popolazione mondiale è uno sforzo che è corretto definire veramente prometeico, veramente al di fuori di quelle che sono le normali possibilità umane. Quindi è uno sforzo che loro compiono avendo molti strumenti a loro disposizione, ma è talmente grande che io ritengo che un granello di sabbia si possa infilare in questo ingranaggio. La premessa per poter arrivare a questo granello di sabbia da infilare nell'ingranaggio sta nel prendere consapevolezza di questo. E qui torno alla Fabian Society. Il simbolo, fin dalla sua fondazione, della Fabian Society, si vede nella copertina del mio libro, è un lupo travestito d'agnello, cioè è il simbolo della dissimulazione, il simbolo dell'inganno. Quindi occorre che le persone, i cittadini, prendano sempre più consapevolezza del fatto che i messaggi che ci arrivano attraverso i mezzi di comunicazione detenuti dal potere sono messaggi il più delle volte falsi, falsificati, ingannatori. Diciamo, la strategia di queste persone è quella di ammantare di buoni sentimenti determinate tematiche, si veda quello dell'immigrazione, si veda il discorso dell'emergenza climatica, si veda la stessa questione sanitaria, perché loro ci dicono che ci stanno togliendo le libertà per il nostro bene, per proteggere la nostra salute. Quindi qualsiasi azione viene fatta passare come un progetto che serve a realizzare cose buone, salvare il pianeta dal cambiamento climatico, accogliere i poveri immigrati che altrimenti nei loro paesi vengono perseguitati, ma dietro queste, diciamo così, tematiche che sembrerebbero anche giuste e condivisibili, si nascondono disegni di potere, disegni di dominio. Non occorre essere complottisti per arrivare a questa conclusione, semplicemente è sufficiente analizzare con gli strumenti che sono a disposizione le cose che stanno avvenendo. Quindi, per poter infilare il granellino di sabbia che può far deragliare l'intero meccanismo, occorre prendere consapevolezza che siamo sotto una gigantesca manipolazione, un gigantesco inganno. C'è un sistema di potere che parte dall'Università dei Fabiani, che io descrivo accuratamente nel libro, che è quello della London School of Economics, da cui escono gli uomini di potere che vanno ad occupare i posti strategici nelle istituzioni di mezzo mondo, sia istituzioni politiche che finanziarie. Sono molto trasversali questi uomini che escono da lì, li troviamo dentro governi di finta destra, di finta sinistra, cioè operano come al solito con le tecniche di infiltrazione, insomma, più massonica che politica. Sì, guarda, questo proprio è teorizzato negli ambienti della Fabian Society in modo esplicito, cioè loro fin dall'inizio hanno infiltrato, e lo spiega molto bene in un brano che riporto nel libro proprio George Bernard Shaw. Loro fin dall'inizio hanno infiltrato gli ambienti anche liberali, anche della destra imperialista britannica, per far passare poi le loro idee. È proprio quel meccanismo che vi dicevo all'inizio, che dà il nome alla stessa associazione Fabian, che è quella in modo progressivo e impercettibile di penetrare trasversalmente i mondi. E vi dirò di più che questi mondi elitari, adesso io ho affrontato quello della Fabian Society, ovviamente non è l'unico, ce ne sono altri e non è che tutto quello che stiamo vivendo, nostro malgrado, dipenda dalla Fabian Society, però la Fabian Society è un esempio veramente emblematico di come si muovono queste elite, che è quello anche di dialogare fra di loro. Ad esempio, nel libro documento che agli inizi del Novecento, quindi del secolo scorso, è stato fondato proprio dai Fabiani un altro club che si chiama Coefficient Club, dove si riunivano periodicamente alcuni Fabiani e alcuni esponenti della destra liberale britannica.
e imperialista, e nella quale lì insieme, e ci sono i verbali di queste riunioni alla biblioteca della London School, sono ancora lì depositati, alcuni li ho citati. In questi verbali insieme affrontavano quelle che erano le tematiche politiche ed economiche del tempo e assieme cercavano di raggiungere delle soluzioni. Senti Davide, chi controlla oggi la Fabian Society? Ecco, questo è più difficile dirlo, chi la controlla, però di sicuro è l'intero partito laburista britannico, tuttora viene da lì. Diciamo che il mondo progressista europeo, a cominciare dal partito laburista, ma anche dal nostro partito democratico, ma anche dallo stesso partito democratico americano, è fortemente permeato dalle influenze e dagli uomini della Fabian Society. Io posso dire questo per certo, no? Senza fare illazioni che poi possono essere considerate esagerate, che andando semplicemente sul sito della Fabian Society ci sono, e io li ho riportati nel libro, un elenco di chi sono i principali finanziatori. E i principali finanziatori della Fabian Society sono, ad esempio, la Commissione Europea. Commissione Europea dà molti soldi alla Fabian Society e alla Foundation for European Progressive Studies, quella che vi dicevo presieduta a lungo da D'Alema, che raggruppa i vari pensatoi progressisti europei. Non si sa perché la Commissione Europea debba finanziare quella che è un'associazione privata e che addirittura no, non ha neppure una personalità giuridica. Ma oltre alla Commissione Europea troviamo alcune delle più importanti banche d'affari, come Barclays, come la HSBC, come altre le grandi compagnie assicurative britanniche, e ci sono le compagnie farmaceutiche anche che finanziano la Fabian Society, ad esempio la Sanofi francese, che è produttrice di vaccini, è una grossa finanziatrice della Fabian Society. Quindi io credo che dietro la Fabian Society, per provare a rispondere alla tua domanda, ci siano grosso modo gli stessi soggetti che stanno dietro agli altri centri di potere, e cioè i grandi potentati economici, il mondo dell'alta finanza internazionale e le tecnocrazie mondiali. Senti, Davide, l'Italia è oggi avvertita come il centro di una resistenza contro questo cambio di paradigma. In tutte le piazze d'Italia ogni sabato centinaia di migliaia, milioni di cittadini protestano contro questo sistema fatto di sorveglianza e controllo. Negli altri paesi la percezione pubblica è differente o in Italia c'è una reazione più forte perché l'accanimento è maggiore? Ma da quello che mi risulta, io ho contatti con il mondo del Regno Unito in particolare, in realtà un po' si stupiscono del fatto che rispetto alle misure restrittive che ci stanno imponendo, la reazione sia anzi troppo blanda. Cioè, in realtà in questi ultimi tempi abbiamo visto che la reazione inizia ad esserci, ma all'estero la percezione è che rispetto alle misure liberticide che stiamo subendo, la reazione sia anche troppo moderata da parte della nostra popolazione. Quindi l'iniziativa dei portuali di Trieste è vista con grande interesse, con grande rispetto, però diciamo che se le stesse misure fossero prese nel Regno Unito, ma anche in altri paesi, a cominciare dalla stessa Francia o dalla Spagna, molto probabilmente le reazioni popolari sarebbero molto più forti. È ovvio che il laboratorio Italia, da questo punto di vista, nella vicenda Covid, è un laboratorio per una serie di ragioni che io provo anche a mettere in fila nel mio libro, che se vuoi le accenniamo anche. Però è sicuramente uno dei motivi, è sicuramente anche il fatto che da ormai parecchi decenni a questa parte la popolazione italiana è stata fortemente, potremmo dire, devirilizzata, e soprattutto noi abbiamo un paese che non ha più una classe dirigente. Da Tangentopoli, che è stato veramente lo spartiacque, diciamo da quel momento in avanti non abbiamo più avuto una classe dirigente che avesse la benché minima coscienza di qual è l'interesse nazionale e una consapevolezza perlomeno di sé e del posto che l'Italia deve occupare nel mondo. Senti Davide, esistono rapporti tra uomini della Fabian Society e il Forum di Davos?
Sì, esistono, ci sono, diciamo, delle coincidenze di vedute. Adesso io non ho avuto riscontri precisi su collegamenti, diciamo, che sono documentati fra questi due mondi. Però c'è una cosa, almeno una, anzi due, una quella del controllo, no, delle masse di cui abbiamo già parlato, ma l'altra cosa che unisce sicuramente questi due mondi è la ossessione per la sovrappopolazione del pianeta. Cioè, ce lo dicono da sempre che il problema è che siamo troppi, no? Secondo loro siamo troppi perché il pianeta non ha più le risorse necessarie per sostenere tutti quanti. Io ritengo, da ciò che ho studiato in questa inchiesta sulla Fabian Society, che in realtà per loro siamo troppi, semplicemente perché se fossimo molto meno, molti meno, sarebbe molto più facile controllarci. E soprattutto, dato che siamo entrati nell'era della disoccupazione di massa, della sostituzione del lavoro umano con quello robotico, con quello automatizzato, è chiaro che una grande massa di disoccupati può essere un problema per chi deve gestire le vicende internazionali. Quindi, di sicuro, a Davos e alla Fabian Society la pensano allo stesso modo su questo punto. Senti, Davide, c'è questo libro di Schwab, il capo del forum di Davos, che è Governare la quarta rivoluzione industriale, dove si dice chiaramente che i progressi tecnologici imporranno un cambiamento di governance, per cui non si può pensare di governare il cambiamento sostanziale con le vecchie sovrastrutture che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Di fatto le nostre costituzioni, il nostro ordinamento sedicente liberal democratico è superato per sempre con la scusa pandemica. Io credo di sì. Io credo che dalla svolta che noi abbiamo subito da 2 anni a questa parte, difficilmente si potrà tornare all'assetto precedente. Certamente ribadisco, perché ci credo, non lo dico solamente per fare il positivo a tutti i costi, questo disegno così come loro ce l'hanno in mente, non sarà facile portarlo a compimento. Però lo scardinare di alcune libertà e di alcuni modi di vivere che abbiamo dovuto subire in questi ultimi 2 anni, io non credo che si tornerà indietro. Cioè, certe forme di controllo legate alla tecnologia e alla digitalizzazione, queste rimarranno, come sempre è avvenuto nella storia. Pensate alle misure restrittive di controllo che sono state introdotte dopo l'11 settembre del 2001. È chiaro che poi sono rimaste anche semplicemente negli aeroporti. Sappiamo che negli Stati Uniti oggi le leggi approvate sull'onda emotiva dell'evento 11 settembre fanno sì che le forze dell'ordine possano entrare nelle abitazioni e interrogare ed eventualmente arrestare quando ritengono che ci sia un pericolo di terrorismo, anche senza un mandato di un magistrato. Ecco, quando avvengono queste svolte della storia, è difficile che si torni indietro, a meno che non ci sia veramente un trauma che riporti le cose al punto precedente. Ma io non credo che questo avverrà, la strada presa è questa. Ti faccio un'ultima domanda, Davide. Esistono secondo te forze sul piano sovranazionale che sono in grado di reagire di fronte a questo scenario devastante e dissimulato, non compreso da larga parte della pubblica opinione mondiale? Ma io so, come probabilmente sai anche tu, no, che ci sono alcune persone che ritengono, ma io su questo francamente non saprei dire quanto sia attendibile questa versione, che ritengono che attorno alla figura di Donald Trump si muova tutto un insieme di poteri sovranazionali, appunto come tu dicevi, con l'epicentro negli Stati Uniti, che si oppongono a questo disegno. Quindi ci sarebbe, diciamo, in atto una sorta di scontro fra elite, fra poteri, e attualmente sta prevalendo quello che ci impone questa svolta autoritaria, ma ci sarebbe anche appunto un altro pezzo di elite formato anche a quello che dicono alcuni pezzi importanti delle forze armate statunitensi che invece si oppongono a questo disegno. Come forse tu sai, in quegli ambienti sono convinti che fra non molto tempo Donald Trump
anche grazie alla dimostrazione dei brogli che si sarebbero verificati nelle ultime elezioni statunitensi, tornerà al potere e contrasterà da quella posizione tutto ciò che sta avvenendo. Però ecco, io non ho il benché minimo elemento per poter dire se queste siano solo delle fantasie di alcuni illusi o se davvero diciamo che c'è in atto qualcosa. Di sicuro si può dire che dagli studi che io ho fatto, quasi mai, diciamo, l'intero mondo dell'elite è d'accordo nel portare avanti un certo disegno. Spesso nel perimetro di gioco che loro disegnano ci sono degli scontri anche feroci. Però quello che io ho potuto verificare è che, diciamo, ciò che unisce appunto l'establishment, questi circoli elitari che magari su alcune cose si dividono anche. Ma io ho potuto vedere che la diffidenza e il timore e il controllo delle masse è un elemento che li unisce un po' tutti. Stiamo a vedere quindi, ecco, non so se sarà davvero Trump o qualche altro soggetto che contrasterà questo disegno. Ecco, di sicuro forse più che nella figura singola si può credere in un apparato, quello del Partito Repubblicano Americano, che magari liberatosi dai neocon, da quelle componenti complici, diciamo, del Partito Democratico, del globalismo più spinto, potrebbero mettere in piedi un'alternativa non tacitabile. Ecco, perché insomma il principale partito americano, posizionato e dominato su posizioni di completa alternativa rispetto alla narrazione dominante, non può essere facilmente cacciato, eliminato dalla scena politica. Evidentemente un compromesso dovranno trovarlo. Si capirà di più con le elezioni di midterm, ma se la battaglia è vera, cioè se la lotta è all'ultimo sangue davvero, un eventuale ritorno al potere alla Casa Bianca di un partito repubblicano liberatosi dalle correnti complici, significherebbe per quelli che hanno messo in piedi questa dittatura globale rischiare davvero di finire di fronte ad una corte internazionale. Grazie a Davide Rossi, facciamo rivedere in conclusione il suo libro. Eccolo qui, La Fabian Society e la pandemia, come si arriva alla dittatura. Arianna editrice. Grazie ancora. Bene, Grazie a voi. A presto. cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro importante approfondimento. Vi ricordiamo che Visione TV è una TV libera che si finanzia soltanto grazie a voi, grazie alle vostre donazioni. Potete aiutarci ai numeri che la regia ha appena mandato in sovrimpressione. Abbonatevi sul nostro sito www.visionetv.it. Faremo luce dove gli altri vogliono che resti l'ombra. Grazie.